la Sampdoria di Lucia oggi è una partita difficilissima perché era lo scontro diretto al vertice. Potevate anche vincerla perché eravate 2-1 in 10 contro 11. Sì, effettivamente ci siamo svegliati dopo aver preso il primo gol. Ci siamo dati una sveglia, abbiamo cominciato a giocare un po' a calcio, poi vabbè, gli episodi che cambiano le partite ci sono. Spiega un po' l'episodio della punizione di Del Cre. Lì doveva tirare l'ordazzo. Poi Del Cre stava andando via, mi è venuta un'ispirazione Del Cre mancino e lui inizialmente pensava di doverla mettere in mezzo, invece gli ho fatto capire che doveva calciare almeno nello specchio della porta. Ha indovinato sto tiro e credo che sia uno dei più bei gol che si possono vedere in un campionato, anzi, okay. Poi soprattutto in un campionato così provinciale, credo che sia il top. Girone d'andata, sei soddisfatto del cammino del tutto tuo? Tutto sommato sì, i miei ragazzi comunque arrivano un da... Un solo pareggio, no, questo è il secondo purtroppo. Il secondo pareggio, questo è il secondo che avete pareggiato col Pianezza. Col Pianezza, esatto. E comunque... Io di questo gruppo sono molto felice perché in altri anni questo gruppo non è che aveva avuto modo di poter arrivare a questi livelli, a combattere con queste partite, questi big match, ma perché sono cresciuti parecchio a livello tattico, a livello tecnico, sono contento, non posso essere altro che felice. Poi comunque alla fine i miei ragazzi credo che siano giocatori di calcio e non di mercato. Ok, grazie mister. That's all right.